è perché che a maggio che bisogna vincere lo scudetto, una serata pazzesca, al Maradona ci sono oltre 120.000 spettatori e il grande Napoli si trova in questo momento a Udine. Allora, io sono in compagnia qui al bar Daily Rose con Assoccavo, quindi siamo nel quartier generale di dove la storia ha avuto inizio, con qualcuno che si è occupato molto di club. Angelo è qui con noi. Suocero, in effetti lui aveva iniziato nel 72 creando l'Associazione Italiana Napoli Club. All'epoca i tifosi erano sparpagliati, nel senso che ognuno andava allo stadio e lui incominciò, perché era un giornalista. E scriveva con Ghirelli, con Corriere dello Sport, e poi alla fine alla Calcio Napoli Fellaini gli diede proprio la possibilità di organizzare i club, quindi nacque questa associazione che nei tempi di Maradona, io poiché sono un informatico, mi occupai della meccanizzazione del club, che ha 90.000 iscritti solo al periodo di Maradona. Pensate ragazzi, 90.000 iscritti. Stasera ci giochiamo, insomma, abbiamo tanti punti di vantaggio. Che sapore ha questo scudetto? Ma più che una rivincita, perché già l'avevamo vinto con Sarri lo scudetto e ce l'hanno tolto, diciamo che non è solo la vittoria del Napoli, ma anche di Napoli, perché il Napoli è come una persona di famiglia, sta in tutte le case. E allora, questo Napoli di Spalletti, questa squadra magnifica, il presidente De Laurentiis ha portato a casa un risultato. Grande, un grande imprenditore, è un imprenditore, secondo me nessuno come lui, specialmente i presidenti che ci stanno attualmente nel calcio italiano. Se ci fate caso, sono tutti presidenti stranieri, quasi tutti, perché sono dei fondi di investimento. Ormai i proprietari del calcio italiano sono gli americani con i fondi di investimento. Invece questa volta noi siamo veramente tutti made in Naples. Allora, aspettando lo scudetto, ci rivediamo tra poco. Per sempre News, per sempre Napoli, a voi la linea.